Ciao, benvenuto al live settimanale numero 4 che intitolo L'uomo di Dio, dal libro di Michele Proclamato che mi ha regalato durante la visita che abbiamo fatto Giuse Morando ed io l'altro ieri, il 31 di maggio. Approfitto del live settimanale per partire da questa esperienza di conoscenza personale fisica di Michele Proclamato, che conoscevo attraverso i video e ho avuto la conferma della sua come dire, autenticità, no, di messaggio anche dal vivo, perché è esattamente la prosecuzione di quello che lui già esprime nei video che sono online e che io ho visto varie volte, come faccio con altri personaggi che sto seguendo da un po' di tempo a questa parte. Perché io sto seguendo questi personaggi che hanno una conoscenza del mondo esoterico o spirituale tra virgolette, o mondo della realtà, a seconda di come uno lo vuole descrivere. Allora, perché mi sto così dando da fare per approfondire la conoscenza di queste persone che ne sanno più di me, no? Per come è strutturata la ricerca dell'uomo nei confronti del divino che è dentro di lui? Perché nel monumento dedicato alla pace che sto realizzando e che è il 21 settembre 2017 prossimo, mi auguro di essere in grado di poter offrire delle esperienze oltre alla mia, verso le quali le persone che hanno questa sete di conoscenza personale e quindi questa conoscenza personale che venga poi tradotta in stato di benessere, per cui si può chiamare pace, possono avere la possibilità di scegliere qual è la verità che suona in armonia più vicina a quella che è la loro esigenza personale. Perché so che ognuno di noi reagisce, vibra e si mette in quella scia a seconda di come è fatto personalmente, no? Per cui, come dire, io ho una mia esperienza personale, grazie a Dio, che è in grado di soddisfarmi, no? Però ho anche la lucidità di sapere che questa esperienza non è per tutti, non l'è mai stata e non lo sarà mai per tutti, ma è solo per quelle persone che hanno quel determinato tipo di sete. Però so che ci sono altre possibilità di cominciare a entrare in contatto con se stessi. E questo è lo scopo del Movimento alla Pace che io sto cercando di realizzare, con la rilassatezza che posso spendere, perché sono libero da quelle prigioni che in qualche modo vogliono dirmi che se non faccio quella cosa lì, se non raggiungo quella meta lì, se non realizzo quello scopo lì, la mia vita non è conclusa, no? Perché non è così. La mia vita non serve alla vita. Se la mia vita io in qualche modo la manco, non è che la vita avrà un collasso, avrà un deficit per cui a cascata tutta l'umanità e gli infiniti mondi ne risentiranno. Mi risentirò solo io, nel senso che se, facendo un piccolo esempio, l'esperienza della vita è entrare in una sala cinematografica e vedere un film e poi uscire e continuare nella propria vita, se io non mi guardo questo film, me ne sto sulla poltrona a parlare col mio amico o a pensare ai fatti miei o a fargli fare un giro di carte al cartomante perché mi dica come va a finire il film che sto vedendo, sono liberissimo di farlo. Non danneggerà il film che è in atto, non danneggerà gli spettatori che verranno dopo, ma danneggerà me dal poter avere quella visione. Per cui, conscio del fatto che la mia vita
ha senso in fin dei conti solo per me, nel senso che riesco ad abbracciarla, riesco a sentirmi in compagnia e non un puntino di sabbia sperduto in questo universo di cui nessuno realmente se ne importa, o sento di essere a posto, di essere considerato, di essere amato, supportato a sufficienza in modo che io non sento nessuna mancanza? La risposta è sì. E non mi stufa mai, perché qui si tratta di amore, amore vero, l'amore vero, che nel tempo della confusione, diciamo, confondeva l'amore umano, l'amore tra persone, con l'amore divino, quell'amore che non scade mai, che non arriva a un certo punto a dirti guarda quella magia iniziale che ci ha fatto conoscere, che ci ha fatto stare così attenti l'uno nei confronti dell'altro e avere queste belle emozioni di stare insieme e viverci la vita, mi dispiace, ma è arrivata la fine, è scaduta quell'esperienza, no? Perché è un tipo di amore egoistico. Io amo una persona finché questa persona o con questa persona io ci sto bene, finché questa persona ha delle cose buone nei miei confronti. Credo che anche una madre nei confronti del figlio, per quanto possa essere aperta a tutte le cose innaturali che il figlio le dimostra, a un certo punto si diventa veramente un grandissimo testa di cazzo che ne ha per le palle, anche la madre molla questo figlio perché egoisticamente invece di dargli soddisfazione gli dà solo pena. Mentre l'amore, per quanto io individuo possa essere fuori dalla mia natura, lui non mi abbandona, mi dà quel respiro e dalla mia parte, anche se faccio le crudeltà più grandi, finché la vita mi è data, lui è con me. È con me. Non è che sia d'accordo con le cazzate che faccio, però mi lascia la scelta di vivere in questo mondo a secondo di quello che io decido di fare. Perché mi viene data la scelta di dire sì o no, sì o no. E lì c'è tutto il mio potere. Lì posso spendere tutto il mio potere. Se io dico sì a una cosa, quella cosa sarà. Se io dico no a una cosa, quella cosa non sarà. E se io sono confuso e dico sì a quello che dovrei dire no, e dico no a ciò a cui dovrei dire sì, sono libero di scegliere di sbagliare. E il creatore ti lascia sbagliare, perché è così che la vita va. Perché a forza di sbagliare, a forza di essere confuso, prima o poi, almeno in me è successo così, a forza di prendere cantonate, abbagli, lucciole per lanterne, a un certo punto ti fai la domanda interna e dici ma è questo l'amore? È questo lo scopo della mia vita? Sono stato creato io macchina incredibile, pezzo unico, inimitabile, che ha questa possibilità di vivere per fare semplicemente solo queste banalità, e lì ognuno di noi viene lasciata la scelta. Per cui il live di questa settimana, no, l'uomo di Dio, che è il titolo del libro di Michele Proclamato, di cui parla, di questo maestro che è Giordano Bruno, che continua a essere vivo, continua a comunicare il suo messaggio e molte persone ne sono toccate, a parte Michele Proclamato, Giuliano Conforto, al quale io spero di poter mandare una mail e chiedergli se posso intervistarlo, poi se gli dice no, non ho tempo, non mi interessa, non posso, dico va bene, però anche Giuliano Conforto con Giordano Bruno è stata linkata, è stata agganciata, ce l'ha nel suo essere quanto lui aveva toccato il punto di tutto. Ed era un maestro, un altro maestro è Gioacchino da Fiore, che Michele Proclamato, parlando con lui in uno di questi video che a breve comincerò a mettere online, ha detto delle cose, ha fatto delle cose che sono importantissime da conoscere. Ha detto che non c'è bisogno
per avere un'esperienza divina, no, di seguire una dottrina, ma semplicemente di lasciarsi andare. E Michele, proclamato, ha detto, ha messo in atto un metodo pratico per poter realizzare se stessi nella coscienza di Dio. E diceva che questo modo di avere esperienza, un'altra beata, Bernadette, no, un nome che io non mi faccio fatica a ricordarli le prime volte, un'altra santa beata, eccetera, ha preso il suo modello e l'ha applicato alla sua vita e adesso ancora la gente lì che ne parla per il beneficio e la luce che ne è venuta fuori, no? Per cui il mio avvicinarmi a questo 21 settembre, cercando di portare le testimonianze varie da poter offrire alle persone che hanno sete di pace, chi non ha sete ha la sua vita, se la spende come vuole, sono fatti suoi, non deve rendere conto a nessuno se non a se stesso. Chi ha quella sete può scegliere fra i vari, come dire, fra i vari metodi, quale è più affine alla loro esigenza, anche religiose, anche se io contro, cioè delle religioni ne faccio benissimo a meno, perché riconosco che le religioni è sempre stato quello sketch assurdo di fissare l'esperienza del maestro della conoscenza di quel tempo, di fissare quella cosa che è infissabile, no? Per cui seguire una religione, sì, hai un beneficio, come recitare i mantra. Questo Rem Gekyo, che io non conosco molto bene, però ho conosciuto una volta, conosco tuttora una mia carissima amica che è buddista, e l'ho sentita recitare il Rem Gekyo, eccetera. E mi ha lasciato abbastanza perplesso, perché mi dicevo, stai recitando una cosa che non sai che cosa vuol dire, probabilmente avrà un ritmo, avrà a che fare con il respiro, quello che vuoi, però è così staccato da quell'intimità. Mi ricordo questa scena, c'era questa mia amica che faceva il Rem Gekyo, io ero lì sul divano, eccetera, mentre faceva il Rem Gekyo, arriva una sua amica e dice, ascolta, e lei mette il Rem Gekyo, ascoltava, sì, ok, Rem Gekyo. E io dicevo, qui c'è qualche cosa che non va, cioè, il contatto col divino è un momento d'amore, cioè se io sono con il mio amore, sto facendo l'amore con lei, no? Perché io sono un maschio, mi piacciono le donne e va bene così, no? Non posso parlare con uno che mi dice, scusa, e mentre faccio l'amore con lei dire sì, certo, cioè non può. Cioè, se gli do attenzione, come amante ho un margine di crescita, non dico infinito, ma ci siamo quasi vicino, no? Per cui questi maestri, Giordano Bruno, Gioacchino da Fiore, lo stesso Michele Proclamato diventa un maestro in un qualche modo, anche se lui non lo vuole essere, giustamente, o Carpe Oro è un maestro. Carpe Oro stesso, quando parla di Siliprandi, quello scrittore che lui ha conosciuto e di cui si sente che ha grande stima, no? E per cui anche affetto, perché gli ha fatto conoscere il libro che parla del potere e che io non ho letto, ma ascoltando Carpe Oro mi ha chiarito un po' come stanno le cose ed è veramente molto utile. Però al di là di tutto mi rendo conto che quando un essere umano ha a che fare con un maestro che ti dà delle indicazioni che nella tua vita tu puoi mettere in pratica e vedere un beneficio, il volergli bene è la cosa automatica. E sta nell'abilità del maestro non fare diventare questo bene idolatria pura, come fanno molte persone. Ad esempio, Osho a me mi sta altamente sulle palle, da quando l'ho conosciuto negli anni 78-79, qualcuno mi faceva vedere ste robe, sti libri, già non mi piaceva la faccia, lo sguardo. Poi una volta lessi di questa cosa poi chiudo, ma per parlare del maestro, di quanto è importante il maestro e la sua serietà. E non lo dico per parlare male di Osho, ma faccio per fare la differenza del maestro, no? Osho, quello degli arancioni, in un libro diceva lui, no? Buddha diceva che se una persona meditando
sul proprio respiro riusciva a stare per un'ora intera senza avere neanche un pensiero, avrebbe raggiunto l'illuminazione. Allora, ammesso e non concesso che quello è lo scopo di non avere mai nessun pensiero per un'ora intera e avere l'illuminazione, no? Però facciamo finta che sia lo scopo, no? Se tu riesci a fare questa cosa qui, hai toccato il top, che io non ci credo che è quella, però facciamo finta che sia quella. Come tecnica è molto semplice, ti metti lì, ascolti il tuo respiro e tutte le volte che ti viene un pensiero ricominci ad ascoltare il tuo respiro. È una tecnica molto semplice. Ecco, lui diceva, questa è una tecnica che il Buddha diceva di fare. Io, diceva di se stesso, ho messo appunto 157 tecniche, complicatissime a confronto, non mi ricordo neanche, però più complesse del fatto di ascoltare il proprio respiro, diceva che comunque non ti assicurano l'illuminazione e in più sono anche molto complicate. Allora io mi sono detto, oh, e allora, sti cazzi, se secondo te è importante che io faccio questa roba qua, no? Cioè che sto per un'ora intera senza avere nessun pensiero e mi dici che quello è il top che io devo seguire, perché mi dai una tecnica più difficile e mi dici che comunque con quello non ci arrivo? Per cui questo è il maestro del cazzo che gli piace essere idolatrato, gli piace fare il fenomeno. Mentre il maestro che ho conosciuto io, che si chiama Prem Rawat, che io ho conosciuto quando avevo 25 anni, a volte mi domando come sarei ridotto adesso. Come sarei ridotto, che ho ancora il mio ego, no? Che deve essere smussato, ma come sarebbe diventato adesso? Con quel briciolo di talento che il creatore mi ha messo dentro e che la mia psiche ignorante fa sua e si prende i meriti là dove non ci sono, no? Questo maestro che ho conosciuto, anche se l'ho messo a dura prova, veramente l'ho setacciato. Questo è un gran maestro. E io quando sento parlare della venuta del secondo Cristo, non so che cosa vuol dire, ma se per la venuta del secondo Cristo si intende un maestro vivente, io l'ho conosciuto quel maestro vivente. E posso assicurare che questo qui ha le idee molto chiare. E ha cominciato il suo sketch qui, in questo mondo, quando aveva 8 anni. A 8 anni è diventato il maestro della conoscenza. E parlava della conoscenza ancora prima, quando aveva 4 anni. E queste cose sono in internet, si vedono. E da allora lui continua a parlare. Tutte le volte che parla è molto chiaro. Tocca i punti essenziali. È molto semplice e cosa fondamentale, mi rigenera tutte le volte e mi dà quello stato d'animo di cui ho bisogno se voglio vivermi una mia vita giornaliera che mi fa stare bene, che mi appaga a livello di amore, perché amore vero non è amore di coppia, bello da avere tutto quello che ti fai, ma il rovescio della medaglia, ma il mio cuore il rovescio della medaglia non lo vuole. Ma quando trovi il maestro della conoscenza, vera di te stesso, che ti dà un aiuto, perché è così onesto, è così, per me, amabile, no? E rispettabile, perché proprio lui dice, guarda, io non ti vengo a dare nulla, non ti vengo a dare nulla, ti metto uno specchio di fronte al quale tu vedi te stesso e poi vai. E io sono qui con le mie parole, a darti quell'ispirazione di continua. E la cosa meravigliosa è che la sua lezione la può ascoltare la persona che arriva per la prima volta, la persona che lo sta ascoltando da 60 anni, 60 anni magari no, ma quasi, perché lui è anche un bambino, e sentire l'approfondimento che lo continua ad elevare nella stessa lezione. Molto bello. Per cui vado avanti, adesso conoscerò anche Carpe Oro se non muoio prima, perché c'è un evento a Bologna l'8 e 9 di luglio al quale ho già chiesto di iscrivermi e con Giuseppe Morando andrò per conoscere queste persone e mi piacerebbe, se avrò la possibilità, chiedere a Carpe Oro qualche cosa, ma ho la sensazione che forse mi vorrà un po' schifare, non ne ho idea, magari è un mio concetto, se mi vuole schifare mi lascio schifare. Se mi può dire qualche cosa, la coglierò apprezzando tutta l'esperienza che lui ha fatto, ma senza nessun rammarico, perché sto veramente bene così e
il Monumento alla Pace mi prende talmente tanto che ogni giorno è una festa. E adesso finisco il live perché ho sempre paura di essere noioso, penso di aver detto anche qualche cosa, di non aver finito qualche concerto che avevo aperto, però questo io sono. Il live finisce qui, ho incontrato Michele Proclamato, sono stato molto contento di averlo conosciuto e ci siamo ripromessi di approfondire questo elemento di Gioacchino da Fiore. Proprio lo voglio approfondire insieme a Michele e mostrarlo, lasciarlo alle persone in modo che possano prendere vantaggio. Perché la pace è veramente la conquista che questa umanità farà. L'ha detto il mio maestro non dice cazzate, ha detto l'umanità conquisterà la pace. E questa sarà la conquista più grande che noi abbiamo fatto, che è la conquista della Luna. Ammesso che ci siamo andati o no, non me ne frega niente, sono bazzecole a confronto. Per cui in alti cuori la vita è bella e la fine dei tempi, per chi ha avuto la fortuna di dire sì a quella cosa alla quale devi dire sì, è già iniziata. Per cui viva la vita e viva l'amore e viva tutte le persone che si sentono di dare un contributo di testimonianza affinché chi può farne tesoro ne prende vantaggio. Finito, vi saluto, vi bacio da qui e ci sentiamo il prossimo live. Ciao Michele.